l'azienda si chiama OMV, Milano Ravigna Adriano, io sono titolare e si occupa di stampi per vetrerie. La CNA, io sono stato, ho fatto parte dei gruppi dirigenti per tanto tempo, anche ora sono la direzione provinciale. Credo che sia un aggregante importante, credo che abbia usato l'artigiano in questi anni, abbia cercato di fare il possibile per portare l'artigianato a un certo livello, anche come immagine e come aiuto all'azienda. Mi piaceva fin da uscito da scuola dall'istituto tecnico e niente, mi piaceva fare artigiano, tanto qui che sono venuto a cercarmi 10 volte per fare il disegnatore, entrare in un ufficio, ho sempre rifiutato, preferivo andare a lavorare a un tornio alla fresa. Ecco perché mi garbavo, perché vedevo qualcosa che non era, che sta dietro la scrivania, mi garbava più di tanto. Vita privata, hai tempo libero disponibile quando lo vuoi, c'è, però sappi e dopo c'è da rimettere tante ore. Però è abbastanza, si fanno conciliare abbastanza bene le cose se uno è disponibile a fare un'ora più tardi la sera o entrare un'ora prima la mattina, però si concilia tutto. Sì, c'ho il figliolo che lavora alle macchine a controllo, dovrebbe essere quelle che vanno avanti, ammesso che ci sia ripresa, perché così siamo arrivati proprio in fondo. Ma io non mi chiedo niente, io sono contento di quello che ho fatto, ho sempre lavorato 10 ore al giorno per questa azienda per fare quello che mi capitava a fare. Ecco. Questi anni di ho cercato di trovare soluzioni, ho cercato di venire incontro in tutti i modi, cercare soluzioni sia a livello finanziario sia a livello produttivo, anche se è difficile, riconosco, trovare soluzioni, perché questo è il mondo, è difficile cambiare le sorti del mondo se il mondo vuole così, insomma, ecco, penso sia, non sia facile. Anche se la CNA ce l'ha messa tutto e ce la sta mettendo tutto, ha detto, io faccio parte dell'organismo di dirigenti, quindi sono nella direzione provinciale, sono stato presidente del manufatturiero della provincia di Siena, quindi so benissimo come funziona e che lo ha fatto. In futuro vorrei potesse continuare questa azienda, potessero lavorare altre persone e lasciarla a chi viene dopo, insomma.